Ma la domanda che tutti si fanno è: chi è il vero Joker? Who is the real Joker? Forse Joaquin Phoenix? Grandissimo attore che lo ha interpretato sia nel Joker del 2019 che nel sequel che è uscito proprio a ottobre 2024, Joker Foliad, entrambi scritti e diretti da Todd Phillips? Per quanto sia stato grandioso Joaquin Phoenix, sia nel primo che nel secondo, resterà sicuramente una delle sue interpretazioni più memorabili. Il vero burlone della situazione è stato proprio l'autore, ovvero Todd Phillips, proprio lui, che ci ha fregati per ben due volte. E lì si vede il genio, lì si vede l'autore che lascia la sua firma, la sua impronta e non si limita a fare, insomma, il compitino. Perché già col primo film, il capolavoro del 2019, nel finale c'era un bel cliffhangerino che sembrava essere una vera e propria burla, perché nel finale sembrava, no, che ci fosse il dubbio che forse tutto quello che avevamo visto, il protagonista Arthur Fleck, Joker, interpretato da Joaquin Phoenix, forse se l'era solo immaginato, forse si era immaginato tutto il film, ma non ci veniva data la certezza di ciò, quindi rimaneva il dubbio, che è veramente una grandissima burla. E diciamo che questo dubbio è rimasto fino a che non fu annunciato il sequel, quindi per almeno un paio d'anni sembrava che questo film rimanesse, vedi, con questo finale davvero molto, diciamo, bislacco, no? Ma con il sequel che è appena uscito nei cinema, Joker Foliad, il nostro Todd Phillips l'ha fatta vera, ma ha fatto veramente la burla delle burle, perché non si è limitato a fare il sequel che forse molti si aspettavano di vedere, assolutamente no, anzi ha seguito nuovamente il proprio stile, le proprie idee, e ci ha raccontato una storia che molti non si aspettavano, dove si va ad analizzare di nuovo la schizofrenia presunta o tale di Arthur Fleck, dove troviamo Harley Quinn interpretata dalla grandissima Lady Gaga che duetta con Joaquin Phoenix in tante canzoni, rendendo il film molto musical in un bel po' di momenti del film, e soprattutto nel finale il personaggio viene ucciso da un altro carcerato, Joker viene ucciso da un altro che prende il suo posto, diciamo, che prende la sua maschera, la sua maschera per diventare, diciamo, il nuovo Joker. Quindi una specie di passaggio del testimone tipo V for Vendetta. E anche questo finale è stato odiatissimo. Tanto è vero che tanti e tanti di quelli che hanno amato il primo film adesso odiano il secondo film e vorrebbero che non fosse mai stato realizzato. Ecco, questa per me, per quanto mi riguarda, è veramente la più grande beffa che Todd Phillips sia riuscito a fare, nel bene o nel male, ma è riuscito veramente a fare in modo che questo sequel potesse lasciare il segno, proprio come il primo film, e non era facile, ma proprio perché ha seguito le proprie idee, non si è limitato a fare il sequel che magari molti si aspettavano di vedere, ma ha fatto tutt'altra roba, ed è lì che è riuscito a lasciare il segno, anche con quest'altro sequel. Dicevo io che il vero burlone era Todd Phillips.